Buongiorno a tutti. Cerco prima di introdurmi perché non credo che tutti mi conosciate. Sono presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche, ma sono in primo luogo un bibliotecario. Oggi faccio il direttore di una biblioteca universitaria, quindi ho 20 anni di esperienza, diciamo, sul campo, a lavorare con i ragazzi un po' più grandi, magari di quelli delle scuole superiori o le scuole medie, però sempre, diciamo, a contatto con questi nostri giovani studenti. E come presidente dell'associazione, evidentemente ho anche una visione ampia di quello che oggi sono le biblioteche nel nostro paese e del ruolo che possono avere le biblioteche scolastiche. Dal punto di vista dell'associazione, assolutamente strategico. Quindi quello che cercherò però di raccontare è come le biblioteche possano essere laboratori per capire a certe condizioni. Quindi queste condizioni sono tutte da costruire, in parte ci sono già, ma sono fondamentali perché le biblioteche scolastiche possano essere quello che serve nel nostro paese, quindi un volano per i nostri studenti, per la loro vita futura. Ecco, il punto di partenza da cui vorrei partire però è quella della competenza informativa. La possiamo chiamare competenza mediale informativa, la possiamo chiamare in tanti modi. Lavorando all'interno di IFLA l'abbiamo battezzata Media and Information Literacy e poi di questi temi parlerà più diffusamente la professoressa Marquard. Il punto è dove si impara a sviluppare competenza informativa, quindi capacità di rapportarsi in modo critico rispetto all'informazione, tutta l'informazione. È un tema gigantesco non solo per il nostro paese, per tutti, per i cittadini, siamo nell'anno europeo delle competenze. E i posti sono tanti, non è soltanto ovviamente il mondo della scuola, ci sono anche l'università, per chi ci andrà, il lavoro. Lo richiamo perché stiamo parlando dell'anno europeo delle competenze, c'è una forte enfasi anche sull'apprendimento permanente. A casa, perché no? I genitori possono, se information literate, aiutare i loro figli a diventarlo. In tanti contesti, in televisione sperando, dipende dai tipi di trasmissione ovviamente, leggendo, ci sono tanti modi. Quello che però è fondamentale affermare è che ci sono dei luoghi dove la competenza informativa, intesa sempre come capacità di sviluppare un rapporto complesso con i documenti, libri, articoli, media, qualunque tipo di documento, posso imparare se ho un rapporto complesso e articolato, se li conosco, se ne interpreto il paratesto, se li so scegliere. Questo è il nostro tema. La scuola, evidentemente, ha un ruolo fondamentale. Le biblioteche hanno un loro ruolo. Perché quindi la domanda diventa: perché in biblioteca? Perché sviluppare competenza informativa nel mondo delle biblioteche ha un valore intrinseco forte? E questo è quello che sto cercando di raccontarvi. Ecco, le biblioteche scolastiche rientrano in un mondo, per come lo vedo io, in questo caso proprio da presidente dell'associazione, molto ampio, che è quello delle biblioteche che stanno in contesti educativi, quindi che ce l'hanno per missione diretta, poi si parlerà ancora della missione della biblioteca scolastica, e lo stesso vale per altri tipi di biblioteche, quelle di studio, di ricerca, quelle accademiche. Però intorno a noi ci sono biblioteche, quelle civiche, tante collaborazioni voi fate anche con le biblioteche di pubblica lettura. Perché questi tipi di biblioteche comunque ce l'hanno per missione pure loro, cioè la biblioteca ha una funzione educativa, tutte le biblioteche ce l'hanno, anche quelle delle aziende, degli studi, per quel presupposto per cui quando voi insegnate ai vostri ragazzi a usare bene le fonti informative, non lo fate perché fanno la tesina, la tesi poi e quant'altro, ma perché serve nella vita, questo stiamo affermando, che ormai l'evoluzione dei lavori e delle professioni è talmente rapida che se uno non è capace di autoapprendere, anno europeo delle competenze, rimane tagliato fuori nel giro di pochissimo tempo. Quindi non è un tema solo della scuola, si impara, questa è nella radice dell'information literacy, si impara a ricercare per il lavoro, per la vita, per tutti questi contesti. Quindi, dato questo tema, se appunto sviluppare la competenza informativa spetta un po' a tutti, però è anche vero che rispetto alle biblioteche esiste un focus particolare ed è questo su cui volevo ragionare. Cioè, per quale motivo proprio nelle biblioteche, dovessi banalizzare il concetto, lo facciamo meglio, cioè abbiamo una potenza in più proprio per come è fatta la biblioteca. E questo è un po' il ragionamento. Quindi, perché la biblioteca è speciale nel sviluppare competenza informativa? Perché quel tipo di spazio, se la biblioteca è un laboratorio, se è un museo, non è la stessa cosa. Ma se la biblioteca diventa, per come ve la sto raccontando, un laboratorio, ossia ha degli spazi fisici e virtuali, per cui i ragazzi possono incontrare la biblioteca fisicamente, ma quella biblioteca ha un catalogo, il catalogo è in rete, il catalogo magari in rete con altre biblioteche, e quindi lo spazio è organizzato. Bello, come abbiamo detto, ma anche organizzato. Utilizzare le classificazioni, utilizzare degli strumenti che consentono di guidare,
lo studente che entra in biblioteca a trovare da solo le informazioni di cui ha bisogno. Questo vuol dire, sarà banale, avere delle competenze biblioteconomiche, e questo è parte della formazione di cui si è detto. Però non diamo per scontato che lo spazio organizzato dal punto di vista informativo sia qualcosa di banale, perché non lo è, perché dietro presuppone persone che hanno delle tecnicalità e che sanno trattare l'informazione, quindi i bibliotecari di cui abbiamo detto. E questo ovviamente richiama la necessità di avere formazione, di essere formati a fare questa professione, o meglio di avere un bibliotecario professionalizzato, che poi è la radice di tutto il ragionamento. Quindi sono d'accordo con quello che è stato detto, il bibliotecario è una professione, quella che noi rappresentiamo. Ecco, dopodiché, oltre agli spazi, e anche qui non posso che sottolineare tantissimo questo tema, è già stato richiamato, il deserbage in biblioteca si fa perché le collezioni devono essere aggiornate. Quando in una biblioteca scolastica la collezione di filosofia della scienza è ferma agli anni 80, questo non funziona, ma fosse neanche agli anni 2010 non funzionerebbe. E magari servono testi in inglese, perché in italiano magari non vengono più tradotti. C'è un tema di sviluppo delle collezioni nelle biblioteche scolastiche, a mio avviso, che è assolutamente strategico. Quindi, di nuovo, se non ci sono finanziamenti e le biblioteche sono dei musei, non funziona. Non funziona per la biblioteca che vi sto raccontando, che è laboratorio, ma può essere laboratorio se è una piccola biblioteca universitaria. Io lavoro in una biblioteca universitaria. Le sintesi che abbiamo nelle biblioteche universitarie, quelle introduttive, sono perfette per le biblioteche scolastiche. Non gli articoli scientifici di punta che analizzano la ricerca, no, quelli no. Ma le sintesi sì. E mi spiace se saranno in inglese, perché purtroppo la produzione documentale italiana, di lingua italiana, non necessariamente su tutte le discipline è presente, e potrebbero anche essere in lingua inglese. Quindi un forte enfasi sulle collezioni. Senza collezioni aggiornate non c'è la biblioteca laboratorio. E poi i servizi. Anche questo sembra una banalità. L'apertura è il primo servizio. Se la biblioteca scolastica non è aperta, tutto il resto decade. Con questo bibliotecario professionale che fa che cosa? Quello che ci dice l'IFLA da sempre, servizi, quindi l'assistenza alla ricerca, anche qua non è mica banale, sono tante competenze per imparare, per aiutare i ragazzi a imparare a usare le informazioni. E poi i laboratori, i corsi, cioè inventarsi con gli insegnanti, insieme agli insegnanti, gli insegnanti bibliotecari, qui gli scenari possono essere tantissimi, i laboratori, quelli che io chiamo laboratori, momenti in cui si spiega come utilizzare l'informazione. E questo è assolutamente strategico. L'enfasi però che volevo dare appunto riguarda il ruolo dei documenti e il rapporto che i ragazzi hanno con i documenti. Questo vi racconto alcune esperienze. Mi date voi il tempo se sono fuori tempo? Alcune esperienze che ho fatto nelle biblioteche scolastiche, perché spesso si collabora. Questi erano ragazzi di prima media, non è il target con cui lavoro di solito. Lavoro di solito nelle scuole superiori. Però questo è un modo di porre la biblioteca laboratorio. Se la biblioteca è un dispenser di documenti, per cui lo studente fa la domanda e gli arriva la merendina libro, non funziona, non è questo. La biblioteca laboratorio è una biblioteca che deve aiutare a fare quella cosa lì, a trovare domande di ricerca. Cioè c'è un salto enorme nello sviluppo di competenza informativa fra l'idea di trovo le cose, che a questo punto è vado in Bard, in ChatGPT, in quello che volete, parolina, viene giù tutto. Questa è l'idea della biblioteca dispenser, o comunque di qualunque cosa sia, la ricerca. Ricerca è tappo, prendo, metto insieme, questo non è ricerca. Ricerca è quello che tu sei in grado di fare trovando per te domande. E quelle domande, se tu sei un ragazzino della scuola superiore o della scuola media, non possono essere uguali a quelle del docente universitario, ovviamente. Sono domande a cui qualcuno ha già dato risposta. La ricerca di punta la fa l'università, non è compito degli studenti. Ma l'idea di porsi rispetto al mondo dei documenti a caccia di domande è fondamentale, ed è veramente quello che l'information literacy insegna, non tanto a trovare risposte, anche ovviamente c'è un discorso sulle fonti informative e il loro valore, ma usa le fonti per entrare in un percorso che ti porterà a trovare le tue domande. Questo è il modo in cui si fa ricerca veramente, altrimenti è un mettere insieme i pezzi, ma allora abbiamo detto che ci sono degli strumenti, bene, male, discutiamo, che lo fanno. E quindi questo è un po' il punto di partenza, cioè imparare a fare domande vuol dire che se io sono di fronte al mondo dei documenti, ma appunto, come si dice, sono davanti ai documenti, devono esserci molte risposte in quei documenti, ma non ho ancora imparato a fare le domande, sono a punto di partenza. E questo ha a che fare con la capacità
che la scuola sviluppa ovviamente, non soltanto di fornire conoscenze, ma anche di instillare quella creatività che la biblioteca laboratorio può instillare, che li spinge a creare domande non banali, perché il problema non è di farsi delle domande, sono bravissimi, soprattutto i più piccoli, a farsi delle domande, ma che non siano banali, vuol dire che vengano da tanta conoscenza, e la conoscenza si crea nel tempo, quindi questo è il percorso di una biblioteca laboratorio. E cosa si può fare, quindi cosa abbiamo imparato negli anni? Che da un lato si lavora insieme, quindi le biblioteche che educano possono anche collaborare, universitarie, scolastiche, biblioteche di pubblica lettura, però rispetto a tante proposte che si possono fare, mettiamo i libri al centro, per esempio. Se dovessi dirlo in parole povere, direi mettiamo i documenti al centro, i libri al centro. Nel caso della scuola superiore non dico l'articolo scientifico, ma i libri sì, perché possono essere degli sconosciuti per gli studenti. Non è una parola, non uso un'espressione sbagliata, sconosciuti nel senso che la saggistica, per esempio, anche alle scuole superiori, potrebbe essere qualcosa di poco utilizzato. E quindi l'enfasi, qui non ho il tempo, non entro nei modelli, so che conoscete Carol Kultau, eccetera, eccetera, però l'enfasi dal mio punto di vista in quello che si impara in un processo di ricerca documentale è su capire che nel creare processi di ricerca si impara ad usare i documenti. Non posso insegnarti a che significato ha un libro rispetto a un approfondimento facendotelo vedere. Devo aiutarti a sviluppare un processo di ricerca, lo simulo insieme a te. Gli insegnanti sono fondamentali, i ragazzi non sanno cercare informazioni o fare ricerche approfondite da soli, dovete aiutarli, non c'è un'alternativa. Però questo tipo di processo fa sì che si appropriano dei documenti. Spiegare i documenti è una parola che suona strana. Cosa vuol dire spiegare i documenti, spiegare i libri? Perché c'è qualcosa da spiegare nei libri? Direi di sì. Se guardasse una classe di terzo o quarto anno delle superiori che prende in mano un saggio e magari non ha mai notato l'indice, dico una cosa che sembra una banalità, ma è così veramente? Chi li frequenta sa che è così, che tolti romanzi, è capace che cercano di leggere i saggi come dei romanzi, perché non hanno pratica di questi tipi di documenti. E quindi cosa si può fare? Tantissime cose. Metterli al centro. Questi che vi racconto sono delle esperienze, quindi sto scendendo sul concreto, perché le ho fatte veramente. E attenzione, le esperienze sono sempre qualcosa di limitato, raccontate in 5 minuti. Però come si fa a metterli al centro rispetto a una biblioteca laboratorio? Già stato fatto qualche esempio, questi sono solo alcuni esempi. Vi stupireste dandogli in mano, questi erano ragazzi di terzo o quarto anno di liceo, cataloghi di Yale, Oxford University Press. Bene, hanno scelto documenti per i loro compagni, cioè hanno detto: se io fossi il bibliotecario sceglierei questi libri. Avevano in mano un catalogo con la sintesi dei contenuti, un catalogo editoriale come quelli che potreste trovare online. Yale mette i suoi cataloghi online, Oxford University Press. Hanno scelto libri per la loro scuola. È un esempio di come si possono mettere al centro. Un altro esempio. Hanno raccontato la saggistica, cioè altri laboratori che si possono fare, messi nel contesto della biblioteca laboratorio, scelgono loro i libri e raccontano agli altri studenti che non c'è la trama in quel libro, ma che quel libro può avere un significato. Rispetto a che cosa? Rispetto a delle domande. Oppure consigliare libri. Un'altra cosa che si può fare in biblioteca. Prendi dei libri, li guardi e li consigli a chi? A chi consiglieresti di leggere questo libro? Questo è biblioteca laboratorio, è far fare a loro il lavoro, non essere noi a farlo. È un po' fare bibliotecari, e queste cose che vi sto declinando le facciamo tranquillamente in una biblioteca. Non diventano bibliotecari scolastici per fare queste cose, ma capiscono che in quello che facciamo con i documenti c'è molto senso, cioè c'è molta ricchezza. Chiaramente, se lavorando insieme, facendo un processo di ricerca simulato, lavorano in gruppo, e quindi fanno un qualcosa di molto più complesso, un processo di ricerca dura tante ore, e ancora di più, questi sono altri laboratori che si possono fare. Quindi, e porto a conclusione il ragionamento, che cos'è una biblioteca laboratorio? È una biblioteca attiva, che ha delle condizioni indispensabili per esistere. Il know-how del bibliotecario. Senza un bibliotecario professionale, non riesco a capire come, appunto, mancando continuità, mancando l'ossatura vera e propria dei servizi della biblioteca, si possa riuscire ad arrivare ad avere un percorso per tutti. Perché il problema della discontinuità è proprio questo,
che mancando l'apertura, mancando la continuità, magari ci sono degli studenti fortunati, altri un po' meno perché queste cose non ce le hanno, e ovviamente non può essere uno Stato che fornisce un servizio di questo livello. Centralità del bibliotecario, centralità delle collezioni aggiornate. Vuol dire che il sapere scientifico evolve a una velocità molto molto forte, che non è possibile che arriviamo ad avere mancanza di documenti di sintesi. Abbiamo l'enciclopedia dei ragazzi, è gratuita, benissimo. L'editoria deve dare però una mano, Treccani dico, però non è aggiornata per tante voci. L'editoria dovrebbe essere forte in questo, quindi è un tema, mi porterebbe fuori questo discorso, però la sintesi scientifica richiede un'editoria forte, che è capace di produrre documentazione, che è adatta a essere sintesi per le categorie di studenti del liceo, delle superiori, eccetera, eccetera. Quando sento, mi permetto di dirlo, purtroppo devo fare un'attività di ricerca con i miei studenti, ma devo usare solo le fonti gratuite. E onestamente io dico, no, non funziona, perché se in quell'ambito fonti gratuite non ce ne fossero, cosa facciamo? Perché non ci sono i fondi per comprarle. E questo è un problema enorme. Io non posso nella mia didattica piegarmi a quello che è gratuito, perché in questo momento, con buona pace di tutti, esiste un'editoria commerciale che produce. Dal mio punto di vista dovrebbe produrre di più. Quindi il mondo dell'editoria scientifica per ragazzi, scientifica non biologia, matematica, di tutti i settori, dovrebbe essere forte, se no sarà difficile fare quel laboratorio di cui stiamo parlando. Ok, io direi che mi fermo qua perché penso di avervi lanciato qualche suggerimento e qualche idea, e sicuramente nel proseguo altre cose potranno emergere, quindi sono a disposizione se qualcuno volesse poi approfondire qualche argomento.